finalmente questo video è arrivato, almeno finalmente per me. Erano mesi che ci lavoravo, ovviamente con dei lasci e prendi per vari motivi lavorativi, poi perché ho voluto fare quel video su Advent of God, andatelo a rivedere che ce l'ha qua sopra. Cioè, mi sono dedicato a questo progetto che vi presento in questo video per diversi mesi, anche se alcune volte per vari motivi ho dovuto, diciamo, sospenderlo per fare dell'altro. Però finalmente ve lo posso presentare perché sono riuscito a togliere la maggior parte dei bug. Possiamo presentarlo. Allora, prima di presentarvi il programma c'è tutta una premessa da fare. Il motivo per cui esiste, cioè perché l'ho fatto. Per passare il tempo? No, perché dovevo risolvere un problema. Qual era il mio problema? Il mio problema era che il disco, cioè l'hard disk che uso per memorizzare tutti i file del canale, si stava riempiendo. Cioè era arrivato quasi alla fine. Dice basta, non c'entra più niente. E non è un hard disk di poco spazio, cioè è di 6 terabyte. Perché io ho l'abitudine di non cancellare nulla. Cioè io non cancello nulla. Cioè io ancora ho le riprese, anche l'editato, ma ho le riprese del primo video di questo canale. Io non cancello niente. E quindi, diciamo, in questi 2 anni quasi che ho aperto il canale, lo spazio stava finendo. Semplice, lo spazio stava finendo. Allora, quello che potevo fare, dico, vabbè, magari compro un altro disk e continuo là. Il problema è che mi pesava il fatto di non avere un backup di tutto. Qualcuno mi potrebbe dire di nuovo, ma non potevi comprarti un NAS? Potevo comprarmi un NAS, ma se mi dovevo comprare un NAS per magari il doppio spazio che c'avevo adesso, perché adesso 6 tera se ne sono andati, quindi magari devo prendere un NAS di 12 tera, ma 12 tera sarebbero stati solamente per i file che mettevo, quindi altri 12 per il backup, quindi mi sarebbe costato uno sbotto, va, diciamolo chiaro. Quindi ho detto perché non faccio quello che fanno tutti, ovvero avere un cloud storage in cui metto tutto quello che mi serve, pago quello che si deve pagare ogni mese e vado. Allora, ne ho cercati parecchi, ne ho visti parecchi e ne ho trovato uno, che ve lo dirò dopo mentre vi mostro questo programma che ho fatto. Non lo vorrei molto sponsorizzare perché non vorrei fare molto rumore su questo cloud storage, perché questo non è un video sponsorizzato, quindi andiamo avanti sul tipo di cloud storage, che anche se comunque successivamente lo nominerò. Allora, quindi io prendo sto cloud storage, va bene, come passo i file, ovviamente loro ti danno la loro applicazione, quello che sta per essere, però questa loro applicazione era molto simile all'applicazione di Dropbox, nel senso che lui ti fa la sincronizzazione di tutto. Se tu crei un file, te lo passa. Se tu cancelli un file, lo cancella anche sul disco remoto. E questo io non lo volevo fare, perché volevo cancellare dei file in locale e mantenerli in remoto. Non volevo una sincronizzazione proprio di tutto quello che succede a specchio. Volevo semplicemente avere la possibilità di cancellare dei file locali, ma mantenerli in remoto. Magari la loro applicazione te lo permette, però quando si tratta di file miei, proprio io sono, cioè ho i miei disagi, io devo avere il controllo 100% di quello che succede. La mia domanda è, c'è un programma che mi fa questo? Cioè, c'è un programma che mi permette di trasferire i dati per come voglio io? Magari io li cancello in locale, mi restano in remoto e mi trasferisce solamente quando creo nuovi file. Sì, e tra l'altro l'ho utilizzato per anni. Si chiama Free File Sync, un programma multipiattaforma scritto in C++ con interfaccia, non è QTE, WX Widget se non ricordo male. L'ho utilizzato per anni, però l'ho utilizzato per anni per trasferire, magari per sincronizzare 2 cartelle locali. Free File Sync, quando si tratta di gestire dischi remoti o comunque cloud storage, non è che sia eccezionale. Da quel che so, lui gestisce 2 tipologie di storage remoto, o quelli con FTP, quindi con protocollo FTP, oppure forse c'è anche Google, ma poi per il momento basta. Anche se non mi sono aggiornato negli ultimi mesi, però quando ho iniziato questo progetto, che se non ricordo male era intorno a ottobre, mi pare che non includeva altri storage e cloud. Allora ho detto, come posso fare? Allora esiste un programma
multipiattaforma anche questo, chiamato R-Clone, fatto sulla falsa riga di R-Sync di tutti i sistemi operativi Unix o Unix-like, che permette di sincronizzare due directory anche remote, con l'unica differenza che lui implementa anche l'accesso a una miriade di storage online, tra cui quello che ho comprato io. E il problema di R-Clone è che funziona tutto da riga di comando, cioè uno può fare la sincronizzazione delle due cartelle un po' come faceva l'app tipo di Dropbox, o può spostare solamente in maniera incrementale come lo volevo fare io, vuol dire copia questa cartella da locale a destinazione e lui copia semplicemente tutti i file che erano cambiati, quindi esattamente quello che volevo fare io, però ci sono dei file che io non voglio passare, cioè dei file che io escludo dal trasferimento, tipo i file di backup che ogni tanto, mentre io monto i video, Adobe Premiere mi crea dei file di backup per, insomma, crashasse il programma o crash il computer. Diciamo, ci sono tutta una serie di file che io non ho interesse a passare. Certo, R-Clone ti mette a disposizione dei flag per escludere i file, mi metti il percorso, tutto quello che vuoi tu, però quando tu dai il comando per trasferire, cioè mica hai un controllo interattivo, lui passa. È come se facessimo su Linux un copy, quindi un comando cp o il comando mv, quindi cioè una volta che tu glielo dai lui va avanti, non c'era questa cosa di interazione, quindi i filtri stavano funzionando, boh, magari sai com'è, uno riscrive male, magari lui ti passa file che tu non puoi passare, poi te le tende a cercare per eliminare, sarebbe stato il dramma. Quindi R-Clone mi dava alcune cose che per me sono utili e allora io ho detto, perché non creo un programma che sfrutta R-Clone e gli creo una interfaccia grafica che assomigli a Free File Sync, ma che dietro le quinte usi R-Clone. Ora, prima di procedere, ho fatto un altro test, perché a me questo Free File Sync mi è sempre piaciuto. È esattamente il programma che io avrei fatto se io avessi sviluppato un programma per sincronizzare due directory. L'avrei fatto più o meno in quella maniera, perché mi dava il controllo sul singolo file come lo voglio io. E quindi io ero innamorato di quel programma. La cosa bella è che R-Clone, sia su Linux che su Windows, permette di montare un cloud remoto in locale, e lo fa anche per Windows, creando un'unità e uno lo può andare a esplorare come se fosse un qualunque altro disco. Questa cosa, col tempo, mi sono reso conto che funziona malissimo. E io ho provato diverse varianti con i flag, niente, non sono riuscito a farla funzionare bene, perché per esplorare i file funziona da Dio. Quando devo spostare i file, là succedevano i disagi. Perché R-Clone fa una cosa strana che io all'inizio non lo sapevo, me ne sono accorto perché quando lo stavo utilizzando, perché quello che facevo io è montavo in una mount point o su un'unità su Windows, poi utilizzavo Free File Sync per sincronizzare i file come avevo sempre fatto, perché a quel punto per Free File Sync tu stai utilizzando una qualunque directory o disco locale, ovviamente quello era remoto ma per lui era tutto trasparente, e io vedevo che funzionava, ma in realtà non funzionava un cazzo, perché quando io gli dicevo di trasferire determinati file non veniva fatto sul momento, li mettevo in una cache locale. E questo io come me ne sono accorto? Me ne sono accorto che sia Linux che Windows mi dicevano lo spazio sta terminando. Ho detto, ma perché lo spazio sta terminando? Quando poi ho fatto un'analisi del disco, ho visto che c'era una directory cache di R-Clone che era di giga e giga, perché io ogni volta che devo passare file per il canale passo tantissimi giga. Infatti quando vi mostrerò il mio programma vedete quanti giga di file devo passare. E quindi ho detto, faccio il mio programma sulla falsa riga di Free File Sync, però che uso dietro le quinte R-Clone. Questo è il mio programma. Il mio programma l'ho chiamato Robinhood, perché Robinhood rubava i ricchi per dare ai poveri. L'idea è quello che rubo i ricchi, c'è alla directory sorgente, e poi li metto sulla directory di destinazione. Questo è il senso del nome. L'ho fatto in Python con un'interfaccia, anche se volevo anche implementare un'interfaccia da riga di comando, poi questa cosa l'ho lasciata un po' da parte, la dovrei migliorare, però alcune cose bisogna fare da riga di comando, alcune configurazioni particolari, però molte cose le puoi fare da interfaccia grafica. L'unica cosa che il programma non fa è quello di configurare R-Clone, quello non lo fa, cioè lui presume che tu abbia R-Clone già installato, messo nel path di sistema,
e con i cloud storage almeno uno già configurato per i fatti tuoi. Cioè lui praticamente utilizza il clone per accedere a dei cloud storage già configurati. Ora, in questo video io non andrò nel dettaglio di come funziona il programma dal punto di vista proprio della programmazione, infatti questo è un video di vlog, però se qualcuno volesse un approfondimento particolare su determinate cose, me lo faccia sapere che io lo faccio. Meglio, prima vado a vedere il codice, mi devo ricordare cosa faccio, la prima fase sarà che io non mi ricorderò nulla, poi dico ah sì, la risolvo così e poi ci potrò fare un video, perché il programma ovviamente è, diciamo, da quando ho aperto questo canale, il mio primo progetto software che faccio per i fatti miei, nella mia, diciamo, intimità di casa, per risolvere un problema mio. Quindi non mi aspetto che sia un programma che tutti debbano utilizzare, che abbia una vasta distribuzione, io basta che lo uso io, per me va bene, infatti continuerò a migliorarlo per i miei bisogni. Ovviamente se qualcuno vuole un feature particolare, magari me la scrive nei commenti, io la valuterò. Ci sono ovviamente dei bug noti, ci sono ovviamente delle feature che devono essere ancora sistemate, infatti questa è una versione che io definisco 0.1, però io da quando ce l'ho funzionante, parte qualche contraccolpo, però funziona, cioè sono molto soddisfatto. La maggior parte dei bug sono inerenti alla comunicazione con ArcClone. Per qualche motivo la connessione crash ogni tanto, non la connessione per trasferire i file, proprio perché, come vi spiegherò, io comunico con ArcClone tramite protocollo HTTP, poi vi darò qualche dettaglio dopo. Ogni tanto sta cosa crash, quindi quando crasha si genera un'eccezione, il programma si chiude. Succede non spessissimo, però questa è una di quelle cose che prima o poi migliorerò, però per il momento io sono molto soddisfatto di quello che ho ottenuto sia dal punto di vista del front-end ma anche del back-end. Tra l'altro il back-end l'ho dovuto rifare due volte, cioè io ho rifatto due back-end, ho rifatto da cima a fondo, perché il primo era un prototipo, vedevo che funzionava e utilizzavo delle funzioni di ArcClone, no? Per comparare due directory che erano lentissime. Però io dicevo, beh, sarà quel tempo che ci vuole per comparare le mie directory, perché io ho migliaia e migliaia di file. Poi alla fine mi sono convinto, ho detto, ma se non la facessi io questa comparazione delle directory senza, cioè bypassando ArcClone, cioè ArcClone lo uso solamente per passare i file, anche se Python è un linguaggio di programmazione interpretato, facendomi io la comparazione dei file ci stava in effetti meno tempo. Sarebbe stato, diciamo, interessante utilizzare anche questa feature di ArcClone, che l'ho fatto, ma ci stava uno spotto di tempo, quindi com'è che si dice, chi fa da sé fa per tre. E quindi non indulgiamo, andiamo a vedere questo programma Robinhood che permette di sincronizzare directory locale, directory remota su un cloud storage. Allora, la prima cosa che faccio è quella di far partire il programma. Ora, scusate se non riesco a mettere il carattere un po' più grande, tra un po' capirete perché, però cercherò di fare un zoom in virtuale, anche se la risoluzione sarà quella che sarà. Ora, lo avviamo. Per avviarlo dobbiamo scrivere Python, ovviamente, perché come dicevo in Python, rh.py, e non ci mettiamo più niente. Dunque, il motivo per cui non ho potuto mettere il carattere più grande è perché questo programma ha un'interfaccia completamente testuale. Questa non è un'interfaccia grafica, è un'interfaccia testuale, quindi un'interfaccia da terminale. Se io al mio terminale gli avessi messo un font più grande, sarebbe esploso tutto quanto. Allora, andiamo a analizzare un po' come funziona l'interfaccia. Abbiamo qua la barra del titolo, in cui scrivo qua Robinhood per dare ricchi, rubare ricchi per dare poveri. Ho messo come icona, che poi non è proprio un'icona, è un emoji, che come vi spiegavo in un video precedente, le emoji non sono immagini ma sono dei caratteri in effetti, che possono anche spuntare su un terminale qualora questi siano supportati. Qui c'è un messaggio di benvenuto, vabbè, lasciamo queste, diciamo, piccolezze e andiamo ai dettagli di quello che permette di fare l'interfaccia. Allora, qua dobbiamo impostare una directory sorgente, che può essere vista come la directory in cui i file verranno presi e poi spostati su una destinazione, e infatti qua non specifichiamo la destinazione. Ora, qua non c'è scritto niente perché dovrei mettere un percorso, però tra un po' questo lo vediamo. Questo programma, come vi dicevo, si interfaccia con ArcClone e già presuppone che un disco cloud remoto sia stato già configurato all'interno di ArcClone, quindi il mio programma Robinhood non
ha niente a che fare con la parte di configurazione di Arch Clone. Si presuppone che sia già configurato e che tra l'altro Arch Clone deve essere pure nel path del sistema operativo per funzionare, altrimenti manco parte. Una delle cose che possiamo fare è andare a vedere quali sono i dischi remoti configurati su Arch Clone. Qui c'è una footer bar in fondo in cui ci sono un paio di comandi che permettono di vedere alcune cose. Possiamo direttamente cliccare qua, perché anche se è un programma terminale il mouse funziona, e qui vedete che io ho un solo remoto che è il mio disco su Mega. Oppure possiamo anche fare CTRL R, fa comparire e scomparire questa roba qua. Nulla di che. Dunque, se andiamo qua su Toggle Filter List, oppure facciamo CTRL P, ci apre questa, diciamo, finestra in cui qua possiamo inserire tutta una serie di percorsi o nomi di file anche incompleti, utilizzando ovviamente magari caratteri tipo l'asterisco, per tutti i percorsi che vogliamo escludere. Per esempio, supponiamo per qualche motivo che io non voglia sincronizzare file.exe e anche file.zip, io posso fare una cosa di questo tipo. Però magari io posso voler sincronizzare tutti i file zip, ad eccezione in file zip che stanno all'interno di una specifica directory che si chiama backup. Non so, cioè, in questa maniera io non sto dicendo di non sincronizzare tutti i file zip, ma sto dicendo di non sincronizzare tutti i file zip che stanno all'interno di una qualche directory backup, che poiché qui c'è un asterisco, quindi questa directory può essere dappertutto. Poi qui c'è un flag in cui posso dire escludi i file nascosti. Ovviamente ho cercato di fare questo programma quanto più cross-platform possibile, anche se comunque l'ho testato su Windows, ma non tanto bene quando l'ho testato su Linux, e non l'ho testato affatto, e l'ho testato veramente poco su Mac, quindi la garanzia di che questo funzioni su Linux è alta, ma su Windows è un po' di meno. Però diciamo, fatta questa premessa, lui capisce se sono file nascosti di un sistema operativo Unix, Unix-like, o un file nascosti su Windows, perché le definizioni cambiano. Facciamo CTRL-P, facciamo CTRL-P e togliamo questa finestra. CTRL-T è una cosa molto simpatica. Proviamo che qui abbia io un percorso, che ne so, home AFK. E io qua c'ho un percorso che mi dice mega due punti slash. Io con CTRL T, oppure cliccando qui sotto, posso swappare, cioè posso scambiare source e destination. Ogni tanto questa cosa a me mi è servita, devo essere sincero. E qui posso salvare il profilo. Il profilo sono tutte quelle genere di configurazioni che abbiamo visto sinora, tipo il percorso di sorgente e destinazione, perché possa essere anche percorsi lunghi, ogni volta digitale può essere una rottura di coglioni. E anche tutti questi filtri, quindi ecco perché io vi ho introdotto tutti questi filtri, perché sono tutte robe di configurazione che possono essere conservati in questi profili. Io infatti ho un mio profilo che io mi sono creato, quindi adesso io esco dal programma facendo CTRL-C e lo riapro. Posso fare tipo meno P, che significa specificare un profilo FK, però se io lancio questa cosa non funziona, mi dà un errore perché dice che vuole un'azione, perché praticamente la command line funziona che tu dai un'azione e poi aggiungi flag. E come azione possiamo avere tipo update, mirror, sync, dedupe, queste cose poi le vediamo dopo. Adesso facciamo semplicemente update, che è quello che uso spesso io. E infatti qua abbiamo di default update, qui abbiamo le modalità di sincronizzazione che sono update, mirror, sync e dedupe. Allora, quella più completa è ovviamente sync, chiamata anche su Arch Clone bsync, che praticamente prende le due directory, va a vedere quello che manca in entrambi i posti e inizia a passare a destra e a sinistra tutto quello che serve. Mirror rende la directory di destinazione uguale a quella sorgente, quindi tutti i file che mancano alla directory sorgente vengono passati dalla destinazione alla sorgente, invece i file aggiuntivi verranno cancellati, quindi perché fa uno specchio. Io quello che uso sempre io è update, che semplicemente vede quali sono i file che mancano in destinazione e li passa dalla sorgente alla destinazione. Fine. Una cosa che non fa questo programma, che è una cosa che prima o poi devo capire quando implementarla, perché come dicevo questo qua me lo sto portando da diversi mesi, è far capire quando un file cambia nome o addirittura tutta una directory cambia nome, e quindi non devi ripassarli,
basta semplicemente rinominarli nella destinazione senza, diciamo, consumare il bando. Va? Ancora, questa, diciamo, è una feature che dovrò implementare, però quello che deve fare questo programma lo fa. Quindi io qua c'ho il mio percorso bello con tutti i miei file del canale, qui c'ho il mio, diciamo, destinazione già configurata su Arclone, quindi non volendo il password tutti configurati, e la cosa che ci resta da fare è premere Start. Allora, la prima cosa che lui fa è intanto andare a vedere le strutture delle directory, poi le compara e poi va ad analizzare file per file. Una prima versione di questa funzione ci stava con i miei file, perché sono tantissimi, tipo 7 minuti, 8 minuti, ci stava uno sbotto di tempo. Adesso ci sta circa 2 minuti e mezzo, quindi l'ho ottimizzando in modo tale che questa cosa, diciamo, la fa molto più rapidamente. Perché devo andare a vedere file per file? Perché vado a vedere se le dimensioni dei file sono congruenti o sono diverse. Certo, qualcuno mi sta dicendo analizzare la dimensione di un file alcune volte può non essere sufficiente, perché possiamo avere due file con la stessa dimensione ma che in realtà sono stati modificati. È vero, volevo implementare un modo per comparare anche gli hash, ma questa cosa è risultata molto complicata, perché se da un lato posso facilmente calcolare gli hash su file locali, ovviamente se sono file grossi ci sarà qualche secondo di più, però si può fare. Sui file online, almeno con driver di Mega, non si può fare. Ovviamente Arclone ti permette di fare un workaround che io non voglio fare. Il workaround per calcolare gli hash su dei remote locali, almeno con Mega, che ti dà Arclone, che lui localmente si scarica il file, magari in una directory temporanea. Una volta che lui ha scaricato quel file, ne calcola l'hash e poi magari lo può facilmente cancellare. Tuttavia, con Mega io non ho un limite di terabyte che posso caricare, ma un limite di terabyte che io posso scaricare, e quindi io questa cosa l'ho evitata. C'è in qualche classe tipo l'opzione deep comparison, ma non l'ho mai implementata, quindi è una cosa molto nascosta. Nel frattempo che ho programmato questa cosa, qua ha finito. Andiamo a vedere intanto cosa ci compare. Ci compare una tabella con tre colonne. Questa è la struttura dei file. L'azione qua dice niente, non deve fare niente perché questi file già sono stati sincronizzati, non c'è niente da fare. E noi qui possiamo notare comunque, vedete quanti file ci stanno qua, ce ne stanno uno sbotto. Una cosa che qua possiamo notare è che ha trovato da caricare, quindi file che devono essere spostati dalla sorgente alla destinazione, 81 giga di roba da modificare. È da una settimana che non faccio backup. Da scaricare niente, non c'è nulla da cancellare sulla sorgente, niente da cancellare sulla destinazione. Quindi questa bara qua che ha queste due righe, nella prima riga ci abbiamo una panoramica generale di quello che è stato trovato, proprio dal punto di vista quantitativo. Non ho voluto mettere esattamente il numero di file che vanno che devono essere spostate, perché secondo me il numero dei file che devono essere spostati lascia il tempo che trova, poiché questo programma è stato pensato per diciamo spostare file da una sorgente locale a una sorgente remota. Diciamo, a noi quello che interessa è quanti mega o giga dobbiamo spostare. Ovviamente, poiché dietro le quinte abbiamo Arclone, sorgente e destinazione possono essere anche due directory locali. L'ho provato nei primi giorni che facevo i test, Arclone è molto trasparente su questa cosa. E qui abbiamo una simpatica barra che ci consente di filtrare questa lista, perché vedete che c'è tanta roba e la maggior parte dei file non è roba che io non devo neanche spostare. Allora, poiché qua io sto utilizzando il mio profilo, quello FK, prima di andare a vedere questa barra, magari andiamo a vedere qua la lista dei file da filtrare. Vedete qua ce ne sono tantissimi e qua io tolgo pure i file nascosti perché a me non interessano. Quindi qua in questa barra abbiamo, diciamo, dei tastini, degli switch che mi permettono di mostrare o nascondere alcuni dei file che mostrano qua. Quindi io qua sto mostrando i file a cui non è richiesta alcuna azione, infatti sono questi qua tutti bianchi. Sto mostrando i file nuovi. I file nuovi sono file che esistono nella sorgente ma non esistono nella destinazione.
File da copiare significa sono file che esistono entrambi in sorgente e destinazione, ma sono cambiati, quindi lo devo spostare. O file da cancellare. Sappiamo che file da cancellare non ce ne sono, quindi lo possiamo anche questo qua spegnere, non succede nulla. Qui possiamo mostrare anche i file esclusi, magari potrebbe servire. Qua possiamo anche filtrare per uno specifico nome, che, facciamo un esempio, *.mp4. Decentemente questa cosa non funzionava bene. Ah no, sta funzionando bene in realtà. È importante dare invio, è importantissimo, perché ovviamente la funzione per filtrare è molto lenta, almeno per me, perché ho tantissimi file, ho migliaia di file con tutte le robe del canale. Bisogna dare un colpo d'invio. No, in realtà sta funzionando benissimo, va bene, sono contento. Togliamo sto filtro, mostriamo tutto, mostriamo, ovviamente devo dare un altro colpo d'invio. Diciamo, quello che faccio spesso è nascondiamo tutti i file a cui non serve nessuna azione, quindi questi li possiamo nascondere. Vedete qua che ci sono tanti file, guardate quanto ce ne stanno, come dicevo, una settimana che non faccio un backup. Dunque, i file verde scuri sono quelli che non esistono a destinazione, infatti qui c'è un file con una stellina, significa che è un nuovo, la stellina indica nuovo. Invece quelli verdi chiari sono quelli che già esistono ma non stati modificati e quindi devono essere ricaricati. Quindi vediamo qua quando ce n'è, vabbè, ci sono quelle che ci devono essere, questo è quello che dobbiamo spostare, premo sync e diciamo questa operazione ci starà tantissimo tempo, quindi magari vediamo quando ci starà. Qua sta trasferendo a circa 10, 13, 14 megabyte al secondo, quindi ci starà un'oretta circa a trasferire tutto. Io ho impostato 4 trasferimenti per volta, ho provato con 8, stava incasinando, non so se stava incasinando il mio programma o Arclone dietro le quinte, non lo so, quindi con 4 è quello che funziona meglio, tra l'altro è quello che è il numero che suggerisce anche Arclone. E qui vedete che quando i trasferimenti sono in stato di avanzamento, qui compare una piccola progress bar in cui mi dice per questo file la velocità di trasferimento, e la progress bar ci indica quanto è stato trasferito. Questo sta quasi per terminare, tra un po' spunterà una emoji con il visto, perché queste qua sono emoji, anche tutte queste qua, le cartelle, le stelle, sono tutte emoji. Ovviamente questo file è grandissimo perché sta trasferendo 7 mega al secondo, ci sta stando un tanto tempo. Quando è grande questo file lo posso sapere tranquillamente, basta che io clicco qua in questa seconda riga, qui sopra mi dice il percorso del file, ovviamente questo percorso è relativo a quello che ci sta scritto qua, o relativo a quello che ci sta scritto qua, perché le due cartelle sono state sincronizzate, quindi sono identiche, quindi non ha importanza scrivere relativo a questo, perché stanno in entrambi i posti. E questo file è un 1.6 giga, magnifico. Dimensione alla destinazione non c'è scritto niente perché questo file è uno di quelli nuovi. Proprio se per esempio qua mettiamo qua quello widget, diciamo che era 32 kilobyte nella sorgente e 28 alla destinazione, quindi questo file era un po' cresciutello. Qui sopra c'è una barra di avanzamento generale in cui in questo momento mi sta dicendo che l'1% di tutti i file, o meglio l'1% della dimensione di tutti i file, perché questo misura la dimensione, anzi adesso sono il 2% perché si è aggiornato, sono stati passati. In totale ci abbiamo 107 file. Ecco, un bug conosciuto è che questo numeretto 107 non diminuisce man mano che io trasferisco i file. Era una di quelle cose che dico, ora lo sistemo, poi non l'ho mai sistemato, è rimasto qua sempre 107 fisso, che tra l'altro è facile da modificare perché questa riga la aggiorno, diciamo, ad ogni iterazione, che poi comunque dietro utilizzo la libreria async.io di Python, quindi c'è tutto un sistema di coroutine che permette di gestire tutto in una maniera, diciamo, parallela, tra virgolette. C'è un po' di parallelismo, ma quello non è tramite l'uso di thread, o comunque non l'uso della libreria threading di Python. È tutto fatto mediante async.io, anche perché la libreria che sto utilizzando per avere l'interface testuale, che tra l'altro ve la consiglio, è bellissima, è della Madonna, si chiama Textualize, è stata costruita sulla
l'interfaccia SyncIO di Python. Ora, ovviamente qua ci sarà il tempo che ci vuole per trasferire questi file. Ovviamente non stiamo qua a vedere tutto quello che succede, però comunque la maggior parte del programma l'abbiamo visto. Qui possiamo rifare i comparison, se mentre facciamo un controllo tra le due strutture delle directory, poi magari vogliamo per qualche motivo, sì, ci siamo dimenticati di sistemare qualcosa, quindi possiamo ricaricare, possiamo rifare, ovviamente ci starà altri due minuti e mezzo, perché nel mio caso ci sta tanto tempo, è normale, più file si hanno e più tempo ci sta non a sincronizzare, ma proprio a calcolare la struttura delle directory. Come vi dicevo poco fa, l'interfaccia di questo programma è stata altamente ispirata, non mi vergogno a dirlo, a Free File Sync, che a me piaceva da morire. Peccato che Arclone ha i suoi disagi. E infatti, quando avrò il tempo di modificare questo programma, toglierò i bug più importanti, perché ogni tanto Arclone scazza e quindi crasha, mi dà delle eccezioni. Onde evitare questa cosa che si ripete, io cercherò di implementarmi in maniera diretta come contattare direttamente alcune cloud storage indipendentemente, cioè bypassando Arclone. Magari non me li implemento tutti, perché Arclone, come vedete qua a schermo, ne implementa una marea, però magari posso implementarmi per esempio Mega, visto che ci sono le API pubbliche sul loro sito, magari posso mettere, che so, Google, o cioè alcune me le posso reimplementare. Non sarà facile, però magari quello sarà una delle mie cose che vorrò aggiungere. Ecco, una cosa che vorrei precisare mentre qua va avanti è se dal lato questa progress bar è quella che ci dà Textualize, quindi l'ho trovata là, apro un widget che ho piazzato, ho cambiato colori e via, queste progress bar qua in realtà le ho fatte tutte io, perché su Textualize non c'era modo, cioè, o meglio, non c'è un widget che ti permette di avere una progress bar con un testo al di sopra. Non c'era questa cosa che mi permetteva di sovrapporre una scritta su una progress bar. E quindi questa progress bar proprio me la sono fatta io proprio in maniera manuale, manualissima l'ho fatta, ed è stata una cosa molto divertente, perché la volevo piazzare qua. Certo, qualcuno mi potrebbe dire, ma perché non hai messo una progress bar questa accanto, gli mettevo il testo? E no, perché vedete qua che la distanza è molto breve, non so quanti caratteri saranno. Vediamo se riusciamo a contare, saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, saranno 14 caratteri qua, e quindi se io mettevo una scritta tipo della velocità di trasferimento accanto alla progress bar sarebbe venuta tipo 2 caratteri forse. E quindi questa cosa mi scocciava. Però dai, sta proseguendo. Ovviamente io qua lo posso stoppare in qualunque momento. Questa cosa di stoppare i trasferimenti è stata una di quelle cose che per me è stata molto pesante da implementare, perché Arclone scoppiava tutto. C'erano delle cose non ben documentate su Arclone che mi hanno fatto impazzire, però alla fine ci sono riuscito. Anche se me ne pentirò amaramente, ve lo faccio vedere. Non dovrebbe scoppiare nulla. Se c'è un bug, scusatemi, ma questa è esattamente una delle ultime cose che ho implementato. No, non è scoppiato tutto. Ho messo delle X, come giusto che sia. C'erano 4 trasferimenti, ho messo delle X. Vabbè, una cosa che posso fare qua è rerun comparison. Potevo cliccare qua sopra perché c'era sync e lui riprendeva da dove aveva lasciato. Ovviamente i trasferimenti annullati non si possono riprendere, bisogna... ripartono da zero, perché dipende dalla sorgente remota e di solito devi ripartire da zero. Però io ho cliccato qua rerun comparison, lo potevo fare anche con Ctrl N per farvi vedere che posso riprendere a rianalizzare le directory. Adesso faccio un piccolo fast forward, così non ci sobbacchiamo di tutta l'attesa. Ecco, siamo di nuovo qua. Una cosa che poco fa non vi ho mostrato sono i file esclusi. Ecco, vedete, i file esclusi li metto, diciamo, con questo colore arancione chiaro. E guarda quando ce ne stanno file esclusi. Questi sono tutti gli autosave di Adobe Premiere, che a me non servono niente, non servono a niente. I file RAW non mi interessano. Guardate quando ce ne stanno. Poco fa questa cosa non ve l'avevo mostrata, quindi adesso ve l'ho mostrata, sono contento. Posso ripremere sync e posso riprendere a sincronizzare tutti i file che stavo sincronizzando poco fa.
Una cosa che non so se l'avete notato è quando io premo Sync tutte le directory vengono subito flaggate come già trasferite. In realtà io non trasferisco le directory, non c'è un comando che io uso nel programma per trasferire le directory, al massimo si possono creare, però l'ho trovata una cosa inutile perché è una cosa carina che fa Arclone. Quando tu gli dici trasferire un file A alla posizione B, lui ti crea tutte le directory che servono per ospitare quel file, quindi te le crea già in automatico. One hour later. Abbiamo qua terminato, adesso magari rifacciamo partire la sincronizzazione, perché vi vorrei mostrare una cosa che mi stavo quasi per dimenticare, però diciamo è una di quelle feature non solo interessanti, che anche mi ha tolto, diciamo, qualche anno di età. Mentre attendiamo che le due directory vengono analizzate nuovamente, come vi ripeto che ci metterà qualche minuto, per fare questo programma ho dovuto fare anche una libreria esterna, quindi una classe che però l'ho fatto come un progetto separato, quindi un repository GitHub differente, per comunicare con Arclone. In effetti c'era già una libreria che faceva questa cosa, tuttavia funzionava di merda, perché praticamente utilizzava Arclone invocando il comando di volta in volta e utilizzando, diciamo, l'interfaccia da linea di comando. Io invece utilizzo un approccio diverso, perché Arclone ha anche una interfaccia utilizzando il protocollo HTTP, quindi qua quello che faccio quando apro il programma è che io apro Arclone in background e invio messaggi via protocollo HTTP, inviando i dati, formattandoli in JSON, e mi risponde con un altro JSON, quindi l'ho trovata una soluzione ottima. Certo, ha dei problemi, perché ogni tanto non so perché Arclone crash, si disconnette, non l'ho ben capito cosa succede dietro le quinte, però funziona bene. Abbiamo sincronizzato, beh, lui mi dice che sono queste cartelle da sincronizzare, vabbè, nulla di che, perché la feature che vi vorrei mostrare è questa qua. Allora, qua non ci sono azioni, ma supponiamo che per qualche motivo vorrei vorrei sincronizzare questo file fire.mp3. Utilizzando i tasti destra posso dire di, vedete qua la freccetta ha cambiato, anche il colore è cambiato. Io sto forzando che questo file fire.mp3 deve essere spostato dalla sorgente a destinazione. Se invece faccio il tasto sinistra, cioè la freccetta sinistra, posso flippare l'ordine. Qua ha cambiato e mi dice che lo deve portare da destra verso sinistra. Invece se premo del, ok, sembra che non sia successo nulla, perché mi ero dimenticato di una cosa. Vedete che qua lo switch di delete è off, quindi tutti i file che vengono cancellati non vengono mostrati, perché questo l'avevo fatto precedentemente, me l'ho dimenticato. Però se io metto questo ad on, adesso mi dice che il file fire.mp3 verrà cancellato dalla sorgente e però rimane in destinazione. Se cambio l'ordine delle frecce, quindi premo il tasto destra, mi dice che il file verrà cancellato dal disco remoto, quello di Mega nel mio caso. Se premo paraspazio ritorna con no action, quindi col trattino tutto diventa bianco e non succede niente. Tutto questo era, diciamo, documentato qui sopra. C'è anche il tasto uguale che mi permette di applicare la stessa azione in entrambi i lati dove è applicabile. Un esempio, se io per esempio prendo di nuovo questo file fire.mp3 e dico delete, quindi premo il tasto cancel, infatti non so se l'avete notato, qua c'è scritto to delete destination 7.3 mega. Se premo il tasto uguale, vediamo se non si bugga. No, non si bugga, qui mi dice che verranno cancellati 7.3 mega sia da source a destination. Qui il simboletto qua è cambiato e mi dice che devo cancellare in entrambi i lati. Ovviamente questa cancellazione verrà fatta se io premessi il tasto sync, non lo faremo. Premo di nuovo il tasto spazio e tutto verrà ripristinato a come doveva essere. Qualcuno potrebbe dire: questa boiata ti è costata tanto tempo? No, quello che mi è costato tanto tempo è la seguente. Se io per esempio dico voglio per qualche motivo passare tutti i file all'interno della directory audio, posso dire ok, passa tutto quello che sta dentro la directory, quindi passa tutto quello che sta sotto la directory audio.
E certo, qualcuno potrebbe dire che fare tutta questa cosa in cascata ti ha rubato tanto tempo. No, perché se io, per esempio, dico che passa tutte queste, a eccezione del file bruno.mp3, che non so che cosa sia, vedete che qua sopra anche è cambiata, quindi gestire questa gerarchia, diciamo, mi ha rubato un po' di tempo, non è stata facilissimo. Anche qua, se io invece premo cance, lui dice che devo cancellare tutti questi file nella destinazione, ovviamente non cancello niente. Ripristiniamo con il tasto invio, no scusate, barra spazio, niente, non verrà fatto. Quindi gestire le gerarchie, non nascondo che mi ha fatto perdere qualche anno di vita. Adesso torniamo. Benissimo, Pinguino, io vi lascerò tutto in descrizione per quanto riguarda i link sia del programma che della libreria che ho creato io, PyArtClone, che ovviamente non utilizza tutte le funzionalità di ArtClone. Io ho implementato solamente quelle che mi servono per questo programma. Anche là in futuro, se ci avrò del tempo, vorrò estenderla con altre funzionalità, perché una cosa che si può fare, che io ancora non ho implementato, è che io posso andare a vedere informazioni sul cloud storage, qualora questo lo permettesse, perché non tutti i cloud storage permettono di fare tutto. Tipo, come dicevo poco fa, Mega non mi permette di calcolare un hash sui file, alcuni sì, altri no, tipo lui. Tipo ti permette di ottenere informazioni di quanto spazio ancora c'è disponibile sul disco cloud remoto. E quindi, secondo me, allora a me piace, per quello che devo fare io, per me è numero uno. Però ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E se volete dare un'occhiata al repository GitHub, spero di mettere, prima che uscirà questo video, un readme, così che voi possiate magari giocarci un pochettino. Detto ciò, io vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Vi aspetto nei commenti e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kino!